Ciao Mirko, oh, che patto. Voglio parlare un po' dei fantasmi oggi perché sai che in tutto il mondo ne esistono tantissimi? Davvero? Potrebbero esserci presenze dappertutto, lo sai? Non so, anche tipo proprio là, in questi posti, in questo paese. Soprattutto ce ne sono tantissimi in questo paese. Però non lo so. Dovremmo provarci a cercarle. Prova a cercare su internet qualcosa. Ma quante cose ci sono? In un posto a spedaletto esiste questo tipo di fantasma vestito con una maschera e un coso da meccanico. Sai dov'è? In un vicolo privato. Allora scusami, se è qui vicino possiamo anche andarci, no? Ma Samu, dov'è che sei? Mirko, dove sei? Mirko, ma l'ultima volta che avevamo parlato. Samu! Oddio, ma anche tu hai visto una cosa nera? Sì. Ma dove cazzo siamo? Giuro, hai visto una cosa nera e una, un signore con la maschera bianca e un vestito blu. Forse questo è il vicolo. Samu, sento dei passi. Era un sogno. Ma che cazzata. Ciao Samu. Oh cazzo, oh, non ti ho visto, giuro. Ciao Mirko, come stai? Bene, bene. Dimmi tutto. Ho fatto un brutto sogno questa notte. Mi sono svegliato sul tavolo e praticamente non so perché mi sono svegliato su una sedia. Cioè non mi ricordo bene. È strano perché non mi ricordo. Comunque ho sognato che questo tizio qua, che noi eravamo in un vicolo e questo ragazzo, signore qua ci veniva addosso con una pistola, ci ha sparato e ci ha uccisi. È brutto. Ma era reale? Ma sì, era realissimo. Era troppo reale per essere un sogno. Non lo so. E hai detto che è un vicolo, che era sì, il vicolo. Magari possiamo andare in questo vicolo qua. Magari io non riconosco quel vicolo lì. Ci sono già andato adesso che mi ricordo io. Ci proviamo ad andare, però conosco una persona dove potrebbe prestarci qualcosa di utile. Che sarebbe? Uno strumento per parlare con i fantasmi. Provare a contattare questa persona qua che mi è arrivata addosso, se esiste veramente. E come si chiama questo coso qui? K2. Non l'ho mai sentito. Gli direi di andare da questa persona qua. Sai come si chiama? No. Questi due pensano di contattarmi con questo strumento. Lo strumento glielo darò io in un parco dove morirete. Thank you.
watching me. Someone's always there. Ma dov'è Sam? And he stares. Someone's always standing in. Cazzo, però dov'è? Sono qua ad aspettarlo, osti. Where are you going? Se ti becco, tu coglione, ti stacco la testa. Fin quando? Questa cazzo di camicia, questa cazzo di pistola. In testa, te la butto in testa. Muori, coglione. Why won't you stay? Che cazzo è? Oh! Che cazzo? Oh! Allontanati! Che cazzo? No, che cosa sei tu? Tu che sei? Io sono Mirko. Tu mi fai paura. Non avvicinarmi. Amico, che la devo uccidere. Non c'è stasera. Dove? Non c'è. Ti prego. Giù quella pistola! Giù! Bravo! Dove te la di quella! Dov'è? Non dimmelo. C'è! Dimmelo, ti uccido! No, non c'è! Puoi allontanarti! Grazie! Mirko mi aveva scritto che era qua, mi sono pure seduto apposta, ma dove cazzo è? Dove cazzo è? Porca trota! Adesso lo chiamo. Cosa? Allora, so che oggi tu mi hai raccontato che hai sognato che c'era sto mostro qua. Sì. Sì, ma è tutto un sogno. Cioè, è no. Un sogno? No. Come no? È apparso qua prima. Come? Sì. No, io... Non ci credo. Ti giuro. Qua, proprio qui. Dove? Qua davanti. Qua davanti? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Io ma è possibile una cosa che ho sognato ci sia veramente? Io rido perché non ci posso credere. Sì, ma anche a me viene brividi. Ma è possibile? Questa cosa è un sogno, è tutto finto, i sogni sono finti, è finto. Non ci credo, non ci credo. Se vuoi c'ho le prove. Qua sul telefono. Seriamente? Vai fammi vedere, dai! Hai visto? Sì, ho visto la foto. Comunque, sì, adesso ci credo meglio. Io non stavo dormendo, ero proprio qua sveglio. Ma io stavo dormendo, questo è il problema. Che potrebbe venirmi addosso in qualsiasi momento. È questo coso qua chiamato K2 che mi aveva detto Samu. Ehi Samu, senti, vieni nel vicolo quello che conosciamo noi, che ho trovato una cosa bella, che ti interessa. Va bene. Vai subito velocemente. Vado. Ciao ciao.
ciao Samu. Ciao Mirko, come stai? Sai cosa ho trovato proprio in questo vicoletto qua? So che sei curioso, eh. Cos'hai trovato? Mi hai pure chiamato e mi hai detto che hai trovato il K2. Ah, giusto, è vero, che stupido che sono. Stavo proprio arrivando, l'ho visto cadere e non so che cavolo sia stato, boh. Magari è la presenza che sto sognando che ci vuole parlare. Visto che ci abbiamo già subito qua, perché non accenderlo? Iniziamo. Dato che tu mi hai lanciato questo coso davanti a lui, nel cielo, e mi hai chiamato, dovresti essere qua vicino? Sei qui? Se sei qua, puoi farti vedere o illuminare questo strumento che ho in mano io, che si chiama K2? Samu, guarda là in fondo. È lui magari. Forse è lui. Può darsi che sia lui. Cavolo, è lui! Sta arrivando! Ehi, cosa vuoi ancora da noi? Io cosa ti ho fatto, scusami? Cosa? Ti voglio uccidere. Ma perché vuoi uccidermi, che io non ti ho fatto niente? Mi stai torturando nei sogni tutti i giorni. Anche a te succede. Io ti uccido comunque, adesso. Quindi? Vuoi uccidermi? Allora sono pronto, vai, uccidimi. Guardiamo se hai il coraggio. Sì, che coraggio. Di ucciderti, muori. Oh! Oddio. Brutto testa di... Te l'ho presa adesso. Ora vai a vedere che ti uccido. Ti sparo in testa, te lo giuro. Finalmente l'abbiamo sconfitto. Finalmente. Oh. Ora possiamo tornare a casa tranquilli e non dobbiamo più preoccuparci di niente. E i sogni resteranno tutti tranquilli. Però strano. Strano che lui sia comparso nella realtà. Speriamo non ritorni mai. O che qualche morto resti nel suo mondo. Pensavano fossi morto.